occupo principalmente di apporto di pianificazione territoriale urbanistica e ho diciamo, sviluppato tutta la parte dell'utilizzo del software di open source e quindi da una parte mi sembra giusto anche divulgare le informazioni su come si possono utilizzare questi strumenti anche per attività di tutti i giorni come non solo per fare i grandi piani delle città ma anche per molte altre cose. GIS sta per Geographic Information System, se cercate la parola su Wikipedia trovate moltissime informazioni, ma in poche parole è un sistema, un software che permette di gestire le geometrie, le entità geometriche sul territorio e le informazioni legate a tabelle e l'associazione di queste. Quindi noi potremmo interrogare una geometria e avere delle informazioni. Un po' come l'utilizzo del CAD o l'utilizzo dei software grafici unito alla rete di Excel o di presento subito un'applicazione per capire quello che sono i GIS. Mediante il software GIS ho potuto fare un conto di questo genere. Questo qua è Milano. No, c'è tanto. Intanto adesso vedo un po' faccio 3-4 ore, così, anche mezz'ora per il mondo, per fare il mondo. Una carellata e per il mondo. Il GIS mi ha permesso di far questo, prendere e caricare tutte le strade di Milano e con pochissime operazioni calcolare per tutte queste strade qua, quelle principali sono 237 km, mentre tutte le altre, quelle più piccole, sono 228 km. Questa è l'area di Milano. Ma questo è il centro di Milano, questo è il battito del giorno, c'è il giorno. E, i dati sono stati presi da OpenStreetMap, che dopo vedremo in particolare per OpenStreetMap, è comunque una mappa libera di tutto quello che si possono contribuire. Ho preso delle informazioni sui servizi pubblici, questi sono dei servizi pubblici di Milano, e ho iniziato a mettere sulla mappa, come ci fossero delle linee a dei livelli, come programmi di futuro, strade e posti edifici pubblici. Volevo cercare qualcosa di più e ho inserito i dati di Cosper, quindi ho preso Cosper, che sono le cose sul mio libro Facebook, e mi ha permesso di trovare qualche attività commerciale, in effetti non sono tutte perché sono molti di più pari a Milano, però ho ricevuto un'informazione e l'ho messo su come vedete. Volevo qualcosa di più, ho cercato Twitter. Il Twitter, che è un social network un po' più noto, da parecchio tempo, ma in questi ultimi periodi si sta diciamo, evolvendo questa parte geografica. Noi possiamo abilitare nel nostro cellulare la geolocalizzazione e appunto geolocalizzare. Noi possiamo geolocalizzare questi Twitter e vedere dove sono stati presi. Questi quindi sono i Twitter che sono stati presi in un pomeriggio a Milano. Questa è la mappa delle concentrazioni dei Twitter. Adesso, noi abbiamo preso una cartina di Milano, abbiamo detto facciamo un'analisi, qualsiasi tipo di immagini che ci viene in mente per Milano. Quindi abbiamo preso le strade da OpenStreetMap, che erano andati. Abbiamo preso le attività di Cosper, sono andato sulle attività di Milano, ho preso le attività pubbliche, ho preso il Twitter e le attività. Ho preso, ho messo insieme tutti questi livelli e ho creato una mappa della configurazione. In queste zone qua, che è più viola solo, ci sono stati molti più Twitter rispetto alle altre. Questa è una mappa. Un'analisi di questo tipo sono diciamo alla base dell'utilizzo del software GIS e sono sempre più spesso utilizzate in vari ambiti
professionali e per rappresentare appunto cosa succede nella nostra società. Nessuno brevemente delle analisi ulteriori già fatte, perché quindi cioè, graficamente sono una cosa di stata mappa di concentrazione, però io si possono tirare fuori tante tante informazioni. Infatti in questo punto in questo punto preciso che fino a una piscina io pensavo che questi Twitter parlassero della piscina, invece sono fatti da un dei che si chiama Pink Floyd, che parlava di cose che non c'entravano molto della piscina, quindi è stata una verifica subito veloce che si è potuta fare. Ho trovato un altro Twitter perché 53 Twitter parlavano di un negozio, c'è stato un evento in quel negozio.